Don Manuel Fabris, il parroco di Sant'Eulalia, Semonzo e Liedolo, sfoglia l'album con le foto della Via Crucis con personaggi viventi del 2012. Sono passati 12 anni da quella rappresentazione che ha portato per le vie di Sant'Eulalia la passione di Cristo. Viene riproposta la Via Crucis vivente dalle tre comunità di Sant'Eulalia, Semonzo e Liedolo, che è la nostra collaborazione pastorale. Quest'anno 30 ragazzi delle nostre tre parrocchie, dai 15 ai 18 anni, sono coinvolti nel mettere in scena la passione del Signore. 30 giovanissimi ragazzi si stanno preparando per questo evento. Gli abiti sono pronti, sono stati puliti e sistemati. Ecco i costumi dei centurioni, quelli di Gesù, della Madonna e degli altri personaggi, sono gelosamente custoditi all'interno di alcuni armadi. Abbiamo provato i costumi, si sono messi un po' a organizzare anche le varie scene, per cui sì, hanno avuto un periodo di preparazione e domani sera sarà la rappresentazione vera e propria. Un'esperienza emotivamente forte per i ragazzi. Pensate che sarà un sedicenne a vestire i panni di Gesù. La Via Crucis si svolgerà venerdì 15 marzo con partenza dalla piazza di Sant'Eulalia. Dalle ore 20 ci sarà già l'accoglienza con delle persone che distribuiranno i flambò, le candele, e poi si snoderà per le vie dell'antico borgo di Sant'Eulalia per concludersi qui alla chiesa. Quindi siete tutti attesi davvero per questa serata straordinaria.